A Palazzo della Torre Allegrini fervono i preparativi. Una tradizione nella tradizione fin dalla prima edizione di Vinitaly. Per la famiglia Allegrini, leader nella cultura del vino e della vite in Valpolicella fin dal XVI secolo, la grande kermesse internazionale significa soprattutto accoglienza. Da domenica sera oltre 600 ospiti sono attesi nella storica sede di rappresentanza Fumane per partecipare alle serate più mondane e attese dai wine lovers. È un tour che comincia dalla Valpolicella e che poi va anche nelle nostre aziende toscane, ma noi al di là di quello vogliamo anche significare il fatto che tutta l'Italia è bella, tutta l'Italia vitivinicola e l'Italia monumentale, quindi un posto assolutamente da visitare. Generare interesse dai miei viaggi sul nostro paese per me è stato molto interessante e stimolante, e al di là del fatto di far conoscere la mia azienda, mi piace proprio essere un'ambasciatrice della nostra zona di produzione, ma più in generale anche dell'Italia. Si dice che nella 3 giorni di festa potrebbe arrivare anche il Premier quest'anno. Beh, questo io non lo so, magari, lo speriamo, di sicuro è arrivato 2 anni fa quando non era ancora il primo ministro e noi l'abbiamo invitato proprio perché abbiamo capito che rappresentava un qualcosa di nuovo per l'Italia. Che bottiglia verrà aperta per lui? Beh, sicuramente il vino più rappresentativo di questa zona, quindi l'Amarone, di cui ci sentiamo una parte importante dal punto di vista della produzione. Il volo sul paese dell'Expo partirà dal podere simbolo, la Grola, il cui millesimato 2012 sarà interpretato nell'etichetta Special Edition dal maestro Atos Faccincani. Solo una delle tante novità che verranno presentate lunedì 23 marzo a Vinitaly presso lo stand dell'azienda al padiglione 6, area E5. Ed ora facciamo un bel brindisi a questo 49esimo Vinitaly.